Siamo in compagnia di Francesco Cascio, ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Buonasera, onorevole. Buonasera, Lei si trova qui come rappresentante delle istituzioni. Che messaggio vuole rivolgere allora agli organizzatori e al pubblico, alla società civile, ai giovani e agli imprenditori? buonasera. Ma il messaggio che ho portato, diciamo, è stato un messaggio che più che cercare di analizzare le cause della crisi, ha cercato di, diciamo, di trasmettere fiducia alla politica, a chi ha responsabilità nelle istituzioni, alla società civile, perché insomma il periodo di crisi c'è, è evidente, è ormai diciamo, datato in Sicilia e temo che l'anno che stiamo diciamo, vivendo, il 2013, sarà ancora un anno di sofferenza, ma bisogna creare le condizioni e i presupposti affinché dall'anno prossimo si possa ricominciare un percorso di crescita e di sviluppo. Non basta contenere la spesa, non basta la spending review, bisogna creare condizioni per creare ricchezza, per aumentare il PIL, per creare occupazione. Per far questo bisogna immaginare di partire innanzitutto dai fondi comunitari, dall'utilizzo dei fondi comunitari. Purtroppo i segnali che arrivano in questi giorni non sono da questo punto di vista incoraggianti, ma io credo che la politica, se saprà essere coesa, potrà rilanciarne l'utilizzo e creare buone prospettive per la nostra terra. La ringraziamo, buon lavoro.